È stato uno dei protagonisti della famosa trasmissione Masterchef ed è tifernata a tutti gli effetti. Michele Bendini, di 34 anni, professione fa il veterinario e come hobby ha quella del cuoco. Ha partecipato per circa 9 puntate alla popolare trasmissione, dopodiché è uscito. Dunque, in questo caso si può dire che è scivolato sul salmone. Sì, diciamo che il mio errore è stato nello sfilattamento del salmone. Ahimè, tra l'altro è una cosa che di solito faccio, mi riesce, però sinceramente in quel momento ho avuto un attimo di panico, non so, di qualcosa che è, e ho sbagliato una cosa che sapevo fare. Comunque diciamo che è stressante, faticoso, se poteva vedere io nell'ultima puntata ero un po' provato e poi mi hanno fatto cucina al cavallo e allora diciamo è stata tutta una cascata di eventi negativi. Come è iniziato questa avventura? Chi è che l'ha scritta? Ah, diciamo che sono andato a Masterchef un po' per gioco. Chi è che mi ha spinto un po' sono stati gli amici miei che mi hanno detto: beh, dai, ora ti mandiamo a Masterchef. E una sera eravamo a casa mia a cena e insieme abbiamo inviato la domanda. Dopo pochi giorni mi hanno chiamato, sono partito e sono andato a fare il primo provino a Milano. Con chi ha legato durante la trasmissione? Quello che penso che sia stato una delle più belle esperienze di Masterchef sono stati i rapporti umani, passando molto tempo insieme agli altri colleghi concorrenti, come ci facciamo chiamare, si formano dei legami belli, molto importanti, forti. Io sinceramente sono ancora rimasto molto legato allo stesso Nicola, che è stato il mio matatore, Maurizio, Paola, Marica, Ivan, Guido, sono persone in cui ho molto molto legato, abbiamo avuto un bellissimo rapporto, molto intenso. Invece con i tre insegnanti? Allora, i tre giudici, in una maniera diversa l'uno dall'altro, li stimo tutti molto fortemente. Quello che mi piace più di tutti è sicuramente Barbieri, sia tecnicamente che umanamente è molto capace, molto bravo e mi piace un po' come si comporta anche. Sai, quando prendi una radar guida da Barbieri, vedi che lui è dispiaciuto di ciò, è perché magari crede in quello che fai, ha questa fortissima passione per la cucina, lui vive per la cucina e per cui rivedi nelle sue radar guide, vedi proprio un velo di dispiacere.